Gianni Colacione per Libre TV, siamo appunto qui al congresso, 12° congresso di Radicali Italiani, in compagnia di Walter Vecellio, direttore di Notizie Radicali. Ancora diciamo, il dibattito non è cominciato, qualche riflessione pre-congressuale, se così possiamo dire? Beh, non è un congresso certamente facile, perché usciamo da una campagna referendaria difficile e tormentata. Per 6 referendum non siamo riusciti a raccogliere le firme, per altri 6 forse ce l'abbiamo fatta, forse no. Stiamo aspettando che la Corte di Cassazione ci dica se il numero delle firme che abbiamo depositato effettivamente sono autenticate e secondo i crismi che la legge richiede. Sicuramente, anche se quelli per la giustizia hanno ottenuto nell'ultimo mese l'adesione di Silvio Berlusconi e del suo partito, comunque è stata una campagna difficile, tormentata, anche perché i pidiellini, i forzi tagliotti, non so bene, non erano proprio tecnicamente a conoscenza di come si raccolgono le firme per il referendum, che richiedono una procedura che non è semplice, non è facile, e questo è il primo aspetto. Ci sono poi altre campagne che sono andate bene ma che sono ancora tutte da conquistare, penso a quella per l'amnistia. Pannella è vero, è riuscito dopo un paio d'anni a ottenere che il Presidente della Repubblica mandasse questo famoso messaggio alle Camere, che è quello che secondo Costituzione è l'unico mezzo che dovrebbe usare. Tutti i comizi che gli sentiamo fare giorno per giorno nel Paese sono impropri, ormai sono, si può dire, costituzionalizzati, perché la prassi li ha resi tali, però secondo Costituzione il Presidente della Repubblica manda messaggi alle Camere, respinge i progetti di legge quando ravvisa l'incostituzionalità o la non copertura finanziaria, ma non ha una funzione interventista come invece Napolitano, ancor più dei suoi predecessori. Ah, però dopo il messaggio adesso si tratta di portare a casa l'obiettivo, che è quello dell'amnistia. Ne parlano tanto nei palazzi del potere e questo è il metodo classico per non farla. Non vorrei dire né ottimista né pessimista, siamo al 50%, bisogna fare tutto questo lavoro. Siamo impegnati nella campagna elettorale per la Basilicata o la Lucania, non so mai in quale delle due edizioni si debba dire. Comunque quella regione tra la Puglia e la Campania e la Calabria. Io credo che sulla Costituzione ci sia scritto Basilicata. Basilicata, perfetto, allora Basilicata. È una campagna difficile in cui sono impegnati molti dei nostri compagni a livello anche nazionale e sono confluiti lì, ma questo è solo il primo passo. Non dobbiamo dimenticare che il prossimo anno ci saranno elezioni sicuramente per il Parlamento europeo, una postazione importante quella del Parlamento europeo, e anche lì con gli scarsi mezzi che abbiamo è una scadenza importante. Il fatto di non essere presenti al Parlamento europeo si vede e pesa. Allora, io ho enunciato alcune battaglie che sono state fatte, che vanno difese, perché anche se la Cassazione dirà sì, le firme ci sono, poi c'è il vaglio della Corte Costituzionale e poi il raggiungimento del quorum, la campagna elettorale vera e propria. Quindi, insomma, è un bel percorso quello che ci aspetta nel 2013, con degli strumenti che non sono, non voglio essere equivocato, non voglio dare né colpe né meriti, cerco di fare una fotografia. Sicuramente non sono adeguati rispetto alla sfida e alle aspettative che abbiamo e dobbiamo trovare, mettere a punto, capire e riflettere se per esempio Radicali Italiani, che è una componente della più generale galassia, è uno strumento ancora adeguato o se ce ne vuole un altro, se è ancora adeguato, in che misura e in come bisogna aggiornare. Insomma, è come quando si porta prima di un lungo viaggio un'automobile in officina e si dice al meccanico: gli dai una bella controllata? Magari bisogna cambiare le gomme, magari i freni, magari qualche cosa. E magari il meccanico ci dice: questa carretta non può andare. Però insomma, un attimo di riflessione per guardarci in faccia e fare un bilancio
di quello che siamo stati, di quello che siamo stati capaci di fare, delle condizioni esterne che sono gravi. Non posso dimenticare che su temi rilevanti come questi e come tutte le domande referendarie, sia quelle per cui sono state raccolte le firme, sia quelle per cui non ce l'abbiamo fatta, sono comunque temi e questioni pesanti, e se uno prende in esame i telegiornali, i programmi televisivi, la carta stampata, ma c'è solamente un minimo riscontro rispetto all'importanza di questi temi. Anche questo è il nostro problema, come dare informazione perché l'opinione pubblica possa effettivamente farsi un'opinione di quello che gli viene proposto. Insomma, di carne a fuoco ne abbiamo tanta. Senti Walter, non per mancanza di fantasia, se mi consenti volevo farti la stessa domanda che ho fatto poco fa ad Angelo Bandinelli, che mi diceva appunto queste tue stesse riflessioni sull'adeguatezza di questa associazione, perché tale è Radicali Italiani. Allora io volevo chiederti, siccome un po' di dibattito anche su internet c'è stato su questo, si è percepita alcune polemiche di Marco Pannella eccetera, questo senso di inadeguatezza, ecco, io ti volevo chiedere come mai che siamo, premesso che siamo al 12° congresso, quindi sono 12 anni che esiste Radicali Italiani, come mai che questa inadeguatezza si percepisce soltanto, diciamo, dalle comunali romane in poi, più o meno? Allora, intanto devo fare una premessa. Tu hai fatto cenno a internet. Io sono un animale preistorico, io leggo ancora i libri, per intenderci, ma non è che ne faccio una colpa a chi usa questi strumenti, la colpa è la mia che non riesco a entrare in sintonia con questi nuovi mezzi. Quindi il dibattito che c'è su Facebook o su altri luoghi che sono legati al computer, io lo percepisco, ma veramente, se va bene, un 10%. Quindi non dubito di quello che mi dici, però c'è una mia ignoranza che deriva da una mia incapacità di sfruttare adeguatamente questo strumento, che sicuramente è importante, quello del computer, però io a malapena so mandare un'email, per intenderci. Quindi quello che dico, non so che tipo di rispondenza, la qualità del dibattito. Faccio mia questa domanda, quindi è come se te la facessi. Non so la qualità del dibattito, la consistenza, la ignoro. Può essere sicuramente un dibattito più che fondato. Quando tu dici le elezioni romane, non saprei dire se ci sono le elezioni romane che fanno uno spartiacque, però ci sono dei momenti che mi inducono a una riflessione. Prova a spiegarmi. Noi facciamo la campagna, noi a Roma, la campagna per alcuni referendum cittadini, Roma si muove. Dovevamo raccogliere 50.000 firme in 6 mesi, non ce l'abbiamo fatta. Capita, non ce l'abbiamo fatta, non è la fine del mondo, però non ce l'abbiamo fatta. Dovevamo la scadenza elettorale a Roma, non dobbiamo dimenticare che uscivamo dalla campagna perdente, ma non, qui mi sento di dire, non per responsabilità nostra, delle regionali dopo la caduta di Marrazzo, come sappiamo. Noi abbiamo perso la regione, ma nella città di Roma abbiamo stravinto. Tutti i municipi sono stati, con il consenso che è stato raccolto in quell'elezione, sarebbero stati riconquistati, e poi abbiamo visto Zingaretti ha raccolto. Allora, non siamo stati in grado di presentare una lista nostra. Abbiamo presentato un candidato radicale che fa delle ottime cose, che ne farà ancora di più ottime, ma all'interno di una lista per Marino. Non era una lista radicale autonoma. È un secondo elemento. La campagna per il referendum, non solo non siamo riusciti a raccogliere le firme del primo pacchetto, ma nel complesso credo che abbiamo raccolto 200.000 firme, che diviso per 6 o per 10 fa 20-30.000 firme. Cioè, un conto sono le firme, un conto i firmatari. Allora, in una città come questa, che in passato ha dato per esempio delle grandi risposte positive ai radicali, quando abbiamo presentato le liste
giustizia, amnistia e libertà, in molta parte di questo paese non siamo riusciti a presentare le firme necessarie. E capita anche questo, però capita per esempio in Lombardia o capita in Piemonte, che sono regioni che in un passato non troppo lontano ci avevano invece dato altri risultati, sia elettorali che di adesione di campagna politica. Allora, io non voglio fare i processi e le fucilazioni nei confronti di nessuno, anche perché se comincia a fucilare c'è il rischio che viene fucilato e io vorrei evitare. Detto questo, però, un momento di riflessione. È cambiata la società, siamo cambiati noi, gli strumenti che noi usiamo andavano bene ieri e non vanno più bene oggi, abbiamo fatto degli errori, non ci hanno capito o non ci siamo spiegati, qualsivoglia cosa, una riflessione io credo che si imponga e che sia necessaria. Dici bene, radicali italiani, questo è il 12° congresso, ma guarda che io sono entrato al Partito Radicale, quando si chiamava Partito Radicale e basta, nel 1972 c'era ancora come simbolo la donna con il berretto frigio. Dopo 2 o 3 anni quel simbolo è stato sostituito con la rosa nel pugno, con quello che questo significava, e si parlava di alternativa laica, socialista e libertaria e si aveva speranza di un certo obiettivo. Poi ci siamo dovuti in qualche modo non adeguare, ma prendere atto di una realtà, che c'era un'unità nazionale, che c'era un partito comunista che era conservatore, che il referendum, che sono una gamba prevista dalla Costituzione assieme al voto, era polvere negli occhi di quegli altri partiti, che, e di volta in volta, per perseguire sempre quell'obiettivo laggiù, abbiamo magari dovuto fare 2 passi indietro, 1 passo laterale, ci siamo dovuti in qualche modo, non dico mimetizzare, ma prendere atto delle situazioni, cercare di conoscerle, analizzarle proprio per superarle. Ora io non trovo non mi scandalizza che dopo 12 anni si stabilisca che Radicali Italiani non è più quell'utensile buono e che va sostituito da un'altra cosa. Non è che io sto dicendo andiamocene a casa, ma guai al cielo, io a casa non ci penso minimamente andarci, dico semplicemente forse dobbiamo fare una messa a punto, forse non la dobbiamo fare, forse dobbiamo cambiare automobile. È successo, ci sono una serie di insuccessi, a me non interessa sapere se con Radicali Roma abbiamo raccolto 40.000 firme, 20.000, anche ne avessimo raccolte 49.999, quella firma mancante è come se ne avessimo raccolto una sola, come si dice, per un punto Martin perse la cappa. Ecco, io mi interrogo semplicemente. Poi il fatto che sia qui, se io ritenessi esaurita questa funzione, non sarei iscritto e non sarei qui. C'è stato un dibattito fino a poche ore fa, dove in tanti compagni storici, che io sono invecchiato con loro, basta, non c'è più niente da fare con Radicali Italiani, non ci veniamo. Io con tutte le mie forze dicevo no, bisogna venire, poi magari prenderemo atto che bisogna andare, però questo momento di confronto con i compagni, perché devo rinunciare? Perché voi non mi volete arricchire con le vostre opinioni? Perché non mi dovete cercare di convincere che avete ragione? Se voi non venite non mi convincerete mai. È un dogma radicale che chi non c'è ha sempre torto. Senti Walter, se mi permetti, io volevo farti una domanda, una specie di obiezione. Quello che tu hai detto relativamente alla campagna regionale con Emma, a quella ti riferivi? Le regionali, che vedevano Emma e che quindi tu dici all'epoca quasi vincemmo. A Roma abbiamo vinto. Esattamente, perfetto. Però io volevo dirti, a scrivere quei successi al mondo radicale, Emma era candidata del PD, che poi il PD non abbia fatto nulla per promuoverla, come ci ha detto Concita De Gregorio, quella è una cosa, ma lei era candidata del PD. Attualmente io mi sentirei, e volevo chiederti se sei d'accordo, di considerare il tesoretto radicale alla regionali il risultato ultimo recente di AGL con Rosso Di Vita a capolista, che è lo 04, o sbaglio? Ma allora, Emma era candidata del PD, ma Emma si candida
si candida e il PD segue a ruota, perché il PD in quanto partito allo sbando dopo il caso Marrazzo non ha nessuno che accetta di sporcarsi mani e faccia e di sfidare la Polverini. Quindi il PD, o torto collo, accetta di andare dietro a Emma, e lo accetta talmente un torto collo che nelle province fuori Roma, penso a Viterbo, pare che Viterbo sia uno dei collegi elettorali di tale Beppe Fioroni, candidato cattolico del PD. Lì abbiamo perso, perché Fioroni ha preferito perdere piuttosto che vincere. Io non mi illudevo che a Latina si vincesse, quantunque se a Latina si fosse fatto un investimento, forse persone che sono ideologicamente collocate a destra potevano essere tentate di votare il candidato radicale. È successo in passato, quindi per questo dico noi abbiamo vinto, perché non è il PD che ci ha fatto l'offerta, volete? Vi diamo. No, sono stati costretti ad accettare, sono venuti al nostro rimorchio. Poi c'è stato l'altro passaggio, quello di Rosso di Vita, dove siamo arrivati, ora la storia la conosciamo, Rosso di Vita e Berardo fanno scoppiare lo scandalo dei rimborsi alla Regione Lazio, rimborsi che coinvolgono tutti, tutti, PD, Italia dei Valori, centrodestra, tutti quanti. Il PD si inventa che gli eletti uscenti non devono più essere candidati. A questo punto chiede che anche noi non si candidino i nostri, e abbiamo ritenuto inaccettabile questa posizione e abbiamo corso da soli in condizioni che erano francamente disperate, perché ancora oggi si incontra gente che ti dice: ah, vi avrei votato se fosse state presenti alle elezioni regionali. E tu dici: ma noi eravamo presenti e non lo sapeva. Ora sarà minoritaria questa quota, però io continuo a ritenere che l'aspetto informazione sia determinante e essenziale, e in quelle elezioni tutto si è avuto meno che informazione. Io non credo che molti sappiano che sia stato Rosso di Vita a far scattare quello che è scattato, e l'ultima prova l'abbiamo avuta quando è stato un paio di settimane fa, che l'Espresso e qualche altro giornale, un candidato della lista Bonino si è comperata l'automobile, l'ha venduta al suo partito, so che razza di cose. Questo non era non era candidato della lista Bonino, questo è uno che si era inventato una lista a sostegno di Bonino, è diventato candidato della lista Bonino. Ora uno che legge quei giornali ha tutte le ragioni di fare un salto sulla sedia. Chi ha scritto quell'articolo non è che non doveva scriverlo, però una telefonata: scusi signora Bonino, ma il suo candidato ha fatto questo? Non l'ha fatta. Non ci si preoccupa più neanche di sentire la versione della persona che viene coinvolta. È un meccanismo, adesso salto di palo in frasca, ci sono dei meccanismi di aberrazione. Si può pensare sulla sentenza Ottaviano Del Turco quello che si crede, ma se Walter Veltroni manda un biglietto di solidarietà a Ottaviano Del Turco dove dice: ti auguro di poter provare la tua innocenza, noi abbiamo un ribaltamento della realtà che viene fatto nel modo più innocente, quindi ancora più drammatico, perché è diventata una cosa nostra dentro. Io devo provare la mia innocenza, io. Capito? Ci sono delle cose che scattano, a cui tra virgolette ormai ci siamo abituati, a cui non dobbiamo abituarci invece. Io non è che, figuriamoci, non è che se c'è la conoscenza, il radicale, oddio, non lo so,
in quei momenti in cui conoscenza c'è stata, le lotte radicali sono risultate vincenti. Io non è che mi devo richiamare sempre solo al divorzio e all'aborto, ma posso fare decine di altri esempi dove la gente, quando ha saputo, ha capito. Può darsi che sappia, capisca e decida di respingermi, però non lo saprò mai fino a quando non sa e non capisce. Va bene, Walter, ti auguriamo a questo punto un buon congresso e vedremo quello che uscirà fuori. Io mi auguro, sono uno dei firmatari del documento che candida, tra virgolette, Rita Bernardini alla segreteria. Ora io credo, adesso non voglio discutere, credo che Mario Staderini, anche per questioni sue personali, non si candidi, ma questo, se sarà così, lo dirà lui, cose sue, non voglio. Io sono convinto che Rita Bernardini ormai abbia acquisito una dimensione tale, sua specifica, sulle questioni del diritto, del carcere e della legalità, sia rispetto alla Bernardini che conoscevo, è cresciuta in maniera esponenziale ed è una capa tosta, si mette lì, studia i problemi e batte e ribatte. Io credo che sia un buon inizio, se verrà candidata e se verrà eletta, per farci ben sperare per un buon 2014 per i radicali italiani, per te se sei solo radicale, tra virgolette, senza far parte di questa associazione, per l'intera galassia e, se mi permetti, anche per questo paese. Sì, sì, io penso comunque che sia già candidata, Marco si è esposto, l'ha detto, credo che siano anche, sì, no, tu dicevi se si candiderà, se verrà lei. Ci sono anche delle mail che sono arrivate, mi hanno detto. Lei ha accettato la candidatura, però diciamo fino a quando non ci sarà la formalizzazione, non è, se domani si candida Emma Bonino, sto andando sull'assurdo, immagino che Rita faccia un passo indietro, per dire. Chissà che succederebbe se si candidasse Walter Beceglia. Walter Beceglio ha sufficiente misura di se stesso e sa di essere in grado di assicurare alla cosa radicale alcune cose, ma di non essere la persona più adeguata per la sfida che noi ci diamo e che i tempi ci danno. Io sono convinto di poter far parte di una squadra, però a livello di gregario, non a livello di capobranco. Comunque, grazie di questa lunga intervista. Grazie, Walter.